Di qualcosa. Io sono fatto così, se mi vogliono così, mi vogliono gli italiani, perché mi danno il 61% di non cambio. That's how this started. Berlusconi, 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 perché ero l'oratore ufficiale che accoglieva i cardinali, i ministri, Previdente, eccetera, suonavo l'organo, intonavo i cori, quindi ho un lungo... Berlusconi, pezzo di merda! Berlusconi, pezzo di merda! Berlusconi, pezzo di merda! Avendo come alternative molto positive rispetto ai sacrifici che sto facendo come responsabile del governo, mi do un buon voto e penso di avere molti meriti per cura. Senta, senta, cosa sento? Senta col naso. È odore di santità. Con me, se mi addentra, io sono Superman e quindi non capisco. Ecco, me l'ero perso questo, sì, vabbè, vabbè. Vincere il cancro che colpisce ogni anno 250.000 italiani e che riguarda quasi 2 milioni di nostri cittadini. Dobbiamo affrontare questi 3 anni forti di un chiaro mandato degli elettori italiani, che confermi e rafforzi ancora quello che ci hanno conferito, il mandato che ci hanno conferito 2 anni fa. Saranno quindi 3 anni decisivi per quella rivoluzione liberale che abbiamo promesso agli italiani e che intendiamo portare a compimento. Abbiamo anche la contestazione, evviva! Così almeno tutti voi potete capire la differenza fondamentale che c'è tra noi e loro. Noi non andremmo mai, mai, mai siamo andati a disturbare l'incontro tra qualcuno dei loro capi, dei loro leader e i loro elettori, perché noi siamo uomini e donne democratici e di libertà. La paura, la speranza, il dolore, i morti, vergogna! Non avete dignità, non sapete cos'è la nobiltà d'animo, non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà! C-
Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti! Berlusconi, mezzo di merda! Berlusconi, mezzo di merda!